Allora, non si è ancora visto? Senza di lui non possiamo battere la Royal Academy. Non sarà mica scappato. Non può essere, non ci farebbe mai una cosa simile. Kirkwood, comincia la partita. Siete pregati di scendere in campo. Maledizione, non ti perdonerò mai, Axel. Capitolo 9. Non sono solo. Ciao di Gucci, ben ritornati al vostro Andrea Incremento su Inazuma 11, capitolo 9. Siamo vicini alla conclusione del primo capitolo della saga di Inazuma 11. Quindi vediamo di darci una mossa perché questo episodio sarà abbastanza succulento. Membri del club di calcio, congratulazioni per essere arrivati fino alle semifinali. È sempre un piacere assistere ai vostri successi. Grazie mille. No, no, sono io a ringraziarvi. Era da 40 anni che non riuscivamo a raggiungere una semifinale. Madonna. Anche perché dopo la Inazuma Eleven il club di calcio si è sciolto. In qualità di preside sono davvero orgoglioso di voi. Mi sento quindi in dovere di collaborare in qualche modo. Entrate dunque. Che cosa? Urrà, urrà! RAIMON! Urrà, urrà! ELEVUEN! Eleven! Bene, è così, nella vostra prossima partita avrete il sostegno di tutta la scuola. Wow, grazie davvero? Allora fate del vostro meglio, ragazzi. Grazie, professore, direttore, quello che è. Preside, preside. Ah, eccoli, eccoli! Ecco, questo è per te. Per me? Ihi, buona fortuna per la prossima partita! Wow! Grazie mille. Wow, siamo diventati davvero famosi. Già, non posso credere che fino a poco tempo fa si parlava di sciogliere il club. Quanto chiasso fanno queste? Mi è venuto il mal di testa. In effetti un po' chiassose. Nelly. Mark, ho appena ricevuto una comunicazione dalla federazione calcistica. La Zeus ha vinto la semifinale dell'altro girone in un lampo. Ma la semifinale dell'altro giorno non è appena cominciata? Dopo i primi 5 minuti tutti i giocatori della squadra avversaria si sono infortunati. La partita è stata quindi sospesa per abbandono, proprio come è successo alla Royal Academy. Che paura! Davvero? Allora anche noi dobbiamo vincere a tutti i costi la semifinale per affrontare la Zeus. Sì, mettetecela tutta. Anche Nelly fa il tifo per me? Per te no di sicuro. Sono felice di avere il tuo sostegno. Bene, anche oggi sotto con gli allenamenti al campo da calcio, presto! Prima ci sono due cose un pochino importanti da fare prima di andare al campo di calcio. Una intanto è prendere questa. Ok. Poi ci sono altre due. Dovrei parlare con Nelly, non so se mi spawna direttamente al club di calcio, ma proviamoci. Un'altra cosa è mettere nei tre che mi seguono Bobby Shearer, perfetto. A posto di Nathan. Anche se Nathan è uno dei miei personaggi preferiti, comunque sia, deve andare un attimino fuori. Allora, aspetta, a parte che mi si attiva da solo l'evento. Ma chi? Che ci fate voi qui? Che ci facciamo, dici? Ma come? È ovvio che siamo passati per salutare. Siamo venuti fin qui apposta per te e tu ci tratti in questo modo? Non so se mi spiego. Proprio così. Proprio. Axel! Chi sarebbero questi? Mark. Ah, sì, tu devi essere capitano del club di calcio della Raimon, vero? Sembri tipico fissato, tutto pieno di entusiasmo. Proprio così. Proprio. Ma che volete? Eravamo curiosi di vedere i nostri avversari della semifinale, ma a quanto pare non abbiamo trovato nient'altro che un branco di marmocchi. È chiaro che la vittoria sarà della Kirkwood e dei suoi invincibili fratelli Murdoch, cioè noi tre. Non so se mi spiego. Proprio così, proprio. Ma davvero? Sareste voi gli avversari della semifinale? Kirkwood, se non sbaglio! Già, proprio la scuola frequentata da una certa testa a porcospino, che l'anno scorso si è data a gambe come un coniglio il giorno della finale del Football Frontier. Oh, sì,
E poi abbiamo saputo che il nostro caro Punta Spilli era entrato in una squadra di schiappe, come la Raimon. Dovevamo venire per forza a dare un'occhiata, non so se mi spiego. Dopo la tua fuga ignobile, è chiaro che ti vergogni a mostrare in giro la tua faccia. Per questo siamo venuti noi a salutarti. Ehi, non parlate di cose che non sapete. Il motivo per cui Axel non andò alla partita. Lascia perdere, Mark. Tanto non cambia il fatto che io sia scappato. No, non che non lascio perdere. Sarei a sfidarvi. Se vincerò dovrete chiedere scusa ad Axel. Ti sei arrabbiato? Pazienza. C'è ancora tempo prima della partita, quindi giocheremo un po' con te. Non so se mi spiego. Proprio così. Proprio. Bella affare. Mark! Oh, già finito? Sei più debole del previsto. Come ha fatto la Royal Academy a perdere contro una squadra del genere? Beh, la Royal Academy è stata massacrata anche dalla Zeus, una formazione mai sentita prima. Credo proprio che quest'anno sarà una passeggiata, non so se mi spiego. Già, però che noia mortale. Andiamocene via, è inutile perdere tempo con delle pappe molli del genere. Triangolo Z, una tecnica del genere. Ma come avranno fatto, eh? Ma che sta succedendo qui? Mark! Ehi, avete visto? Che tiro incredibile. Forse ancora più potente di quello di Axel. Neanche il nostro capitano è riuscito a pararlo, non abbiamo speranze. Già, visto che tanto dobbiamo perdere, a cosa serve allenarsi ormai? Cioè, proprio gettano la spugna come se nulla fosse. Aspettate tutti quanti, dove andate? Aspettate! Mark, ehi, riprenditi su, Mark! Dove sono? Mark, meno male, ti sei svegliato. Ah, ora ricordo la sfida, io ho perso. Eh? Sì, hai perso. Una disfatta totale e inguardabile. Nelly! Che c'è? Non è la verità, forse? Beh, adesso devo andare, ho del lavoro da finire per il consiglio studentesco. Tanto poi la ritroviamo dentro al club di calcio. Mark, davvero? Beh, non si può sempre vincere, dai. Non c'è motivo di fare tragedie. Comunque non è il momento di stare qui a dormire e a perdere tempo. Devo correre ad allenarmi. Ah, che male! Ehi, tutto a posto? No, 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 non va bene, non devi alzarti così di colpo. Il ghiaccio non basta. Silvia, saresti così gentile da venire con me a prenderlo? Sì. Ok, torno subito. Mark, tu resta qui tranquillo e cerca di riposare. Non posso certo starmene qui fermo dopo una sconfitta simile. Devo allenarmi a Lina Bicari. Solo così avrò qualche chance di riparare il tiro della Kirkwood. Vai lì a Nabicari, ma non ci voglio andare. Ho cose molto più importanti da fare, non so se mi spiego. Scusa per l'attesa, Mark. Ecco, ti ho portato il ghiaccio. Mark! Axel! Aiuto, Mark, è scomparso, ma aveva ancora bisogno di riposo. Per favore, vieni a cercarlo insieme a me. Scusami, ho altro da fare. Aspetta, ma come Mark si è allenato solo per fermare il tiro della Kirkwood e tu lo tratti così? Ma non è forse per merito suo se finora siamo stati una vera squadra? E invece adesso ognuno pensa solo a se stesso. Un'altra volta, ancora un altro tiro! Ma Mark, nelle tue condizioni... Il loro tiro non era così! Dai, tira più forte, senza risparmiarti! Cos'è tutta questa confusione? State disturbando il mio allenamento!
Jude, ti prego, fammi un tiro. Un tiro più potente di quello dei tipi della Kirkwood. Vediamo se riesci a segnarmi. No. Ma perché, Jude? Hai perso il controllo e io non gioco con te in questo stato. Penso a darti una calmata prima. Maledizione, maledizione! Perché? Maledizione! Oh, già finito, sei più debole del previsto. Come ho fatto a perdere così facilmente? Sono un fallimento come capitano. In momenti come questo, il posto migliore è... Bella torre, beh, era alquanto chiaro. Anche senza dirlo. Eccoci, il posto più bello, dove è sempre tramonto. Questo sole, che meraviglia. Sembra il cielo di quel giorno quando battemmo la Royal Academy. Andiamocene via, non perdiamo altro tempo con delle schiappe del genere. Vincere il torneo nazionale? Nonno, forse è troppo per me. Ma guarda in che imposto ci siamo incontrati. Nelly? Che ci fai qui? Niente di particolare, è semplicemente un posto che gradisco molto. Ah sì, me l'avevi detto, in effetti è proprio bello qui. Sei davvero pietoso, ti basta perdere una volta per deprimerti così? Eh? Forse pensavi che tu e la tua squadra foste già così forti da poter battere chiunque? Sei proprio un povero illuso. Finora hai perso tante di quelle volte, non mi sbaglio. Eppure, sei stato capace di rialzarti ogni volta. Non ti sei mai arreso nemmeno durante la vostra prima amichevole contro la Royal Academy. Anche Axel e Jude sono entrati nel club di calcio per merito tuo. E perfino io. Tu? Comunque sia, cosa hai intenzione di fare? Stare qui a piangerti addosso è solo una perdita di tempo. Quando ti trovi in difficoltà basta parlarne con il resto della squadra. Le cose sono cambiate da quando ti allenavi in un angolino del campo. Adesso non sei più solo. Non sono più solo. Questo è quanto, e vedi di non causarmi altre seccature. Nelly, che c'è? Non alzare la voce così all'improvviso. Grazie. Prego. Ha proprio ragione, non è ancora finita. Anche se oggi ho perso, la prossima volta mi darà da fare per vincere. Bene, non è il momento di starsene qui con le mani in mano, devo tornare a scuola ad allenarmi. Nelly? Ehi Silvia, che ci fai qui? Ah, Mark, sei scomparso così all'improvviso. Ho pensato che avrei potuto trovarti qui. Davvero? Mi spiace di averti fatto preoccupare, ora sto bene. Oh, bene, sono felice che tu ti senta meglio. Ah, già, l'allenatore ha preparato un allenamento speciale in vista della partita contro la Kirkwood. Davvero? Fantastico! Mark, sei davvero sicuro che sia tutto a posto? Sì, ho fatto arrabbiare anche Nelly. Mi ha detto che non va bene stare da solo a tormentarmi. Davvero? Che ti prende? Forza Silvia, andiamo! Quanto sei stupido, Mark. Grazie. Mi sento molto meglio ora. Ragazzo, ho saputo tutto. Ti sei fatto battere davvero in malo modo. Già, ma adesso sto bene. Mi dispiace di avervi fatto preoccupare. Ti sei già ripreso? Che sempliciotto. Anche tu, Jude, mi dispiace per poco fa. Non ti preoccupare. Ragazzi, ho preparato per voi un allenamento speciale per la partita contro la Kirkwood. Venite al campo da calcio quando siete pronti. Vi aspetto lì.
A proposito, che fine ha fatto Nathan? Non c'è traccia nemmeno di Jack e Todd. Se cerchi Nathan, l'ho visto poco fa al club di giornalismo. Non so cosa stesse facendo, però. Se vogliamo battere la Kirkwood, non ha senso che mi alleni e migliori da solo. Devono esserci anche gli altri. Mark, sì, hai ragione. Entrerò dal allenatore Carrie Brandon appena avrò trovato gli altri tre. Ok, mi raccomando. Bene, prima di tutto cerchiamo Nathan al club di giornalismo. Ok. Dovrebbe essere qui sotto. No, forse era sopra, se non ricordo male. Sì, era sopra. Ecco Nathan. Ehi, Mark. Non avrei mica pensato che volessi scappare, vero? Ma che? Però ammetto di essermi un po' preoccupato. Dopo aver visto con i miei occhi quel tiro tremendo. Nathan. Però, poi Axel si è arrabbiato con me. Axel? Tanto è inutile, io me ne vado. Direte per 20 così facilmente? Axel? Io non mi arrendo. Il nostro capitano si risolleverà subito, vedrete. Credevo che anche voi la pensaste allo stesso modo. Axel. Lui ha detto questo. Certo, la Kirkwood è un avversario temibile. Per questo abbiamo provato a raccogliere più informazioni possibile. Allora è così. Grazie, Nathan. Verrò a campo dopo aver fatto qualche altra ricerca. Ora che ci penso, Todd ha detto che sarebbe andato in biblioteca a cercare una cosa. Anche lui si sta andando a fare per la squadra. Dovresti andare a chiamarlo. Sì, grazie, Nathan. Bene, meglio andare a cercare Todd in biblioteca? Eccolo qui. Todd! Oh, non sono abituato a leggere così tanto, che mal di testa. Ah, capitano, va tutto bene? Sì, mi dispiace averti fatto stare in pensiero. Ho setacciato la biblioteca in cerca di altre tecniche segrete, ma non ho ancora trovato niente. Chissà se c'è qualcosa da qualche parte. Una tecnica così potente da lasciare senza parole quei tre fratelli odiosi. Ah, ho capito, grazie Todd. Ma ormai ho smesso di affidarmi solo alle tecniche segrete. Eh? Ma perché? Certo, mi farebbe piacere se ne avessimo altre a disposizione. Però, noi siamo una squadra. La nostra amicizia e il nostro affiatamento ci rendono più forti di qualsiasi tecnica segreta. Quindi dobbiamo allenarci tutti insieme per battere la Kirkwood. Capitano, io, ecco, non so cosa dire. Todd. Anche se alla fine è meglio per noi se troviamo un'altra tecnica. Todd. Darà ancora un'occhiata e poi verrà all'allenamento. Tra l'altro mi sembra che Jack sia andato in riva a fiume. Potresti andare a cercarlo. Certo, ci penso io. Fratellone, forza, forza! Sì, ce la farò, ce la farò! Jack! Ah, Jack! C'è uno dei ragazzi della tua squadra. Capitano, cioè, Mark, non dovresti riposarti? Scusa per averti fatto preoccupare, ora va meglio. Ti stavi allenando da solo? Non da solo, ci sono anch'io! Quel triangolo Z sembra davvero difficile da contrastare. Secondo me la difesa dovrebbe fermare il tiro prima ancora che la palla raggiunga il portiere. Mi stavo allenando per trovare una soluzione di questo tipo, ma non è andata molto bene. Grazie, Jack. Però se devi allenarti, fallo con il resto della squadra. Le vecchie glorie hanno preparato un allenamento speciale per la partita contro la Kirkwood. Sul serio, questo tizio è davvero incoraggiante. Però questo allenamento mi ha messo una gran fame. Verrò dopo aver mangiato qualcosa. Ok, ti aspettiamo. Bene, ora ci siamo proprio tutti, meglio tornare a campo. Finalmente siete arrivati. Bene, l'allenamento di oggi è andato a sviluppare l'individuo. Sviluppare l'individuo? La la la, proprio così, per diventare una squadra ancora più forte. Ognuno deve perfezionare le proprie tecniche personali. In altre parole, Jack, tu sarai allenato da me, dato che anch'io ho giocato come difensore. La vedo brutta. Poi tu, ragazzo, devi perfezionare la tua abilità di portiere. Perfezionare la mia abilità di portiere? Esatto, hai già imparato la tecnica più forte per un portiere, la mano del colosso. Per migliorare ulteriormente non ti resta che imparare la tecnica di tiro più forte in assoluto. La tecnica di tiro più forte in assoluto non sarà mica... Esatto, la tecnica di tiro più forte in assoluto dell'allenatore Evans, la rete Nazuma. Sei pronto a pararla? Come? Voi vecchie glorie siete in grado di seguire la rete Nazuma?
La la la. Non crederei che esista una tecnica che non siamo in grado di insegnarvi, vero? Dai, prova a parare. Questo è il nostro leggendario Retinazuma. Se riesco a fermare la rete in Azuma, allora anche il tiro della Kirkwood. Oh. Mark! Accidenti! La ferita causata dal tiro di quei tipi della Kirkwood. No, in quelle condizioni non potrà mai pararlo. Mark, evitalo! Neanche per sogno, lo parerò a tutti i costi! Oh no, il capitano verrà spazzato via! Capitano, ti aiuto io! L'ho parato! Ce l'ho fatta! L'ho parato! Ce l'hai fatta, capitano! Ci siamo riusciti perché abbiamo unito le forze tutti e tre. Ottimo lavoro! Riuscire a tirare fuori una tecnica speciale in una situazione del genere non è da tutti. Questa difesa 3 può essere chiamata difesa tripla. Difesa tripla? Non è una tecnica speciale del nonno. È una nuova tecnica tutta nostra! Capitano, è meglio prenderne dato su un quaderno prima che dimenticarcela. Sì, hai ragione. Questo quaderno lo chiameremo Quaderno degli allenamenti delle super tecniche della Raimon. In quanto a cattivo gusto sei tale e quale a tuo nonno. Questa tecnica è fantastica, lasciate che ci provi anch'io. Ah, fatemi prendere appunti su questa tecnica, per favore. Meno male. Sembra che Mark si sia ripreso. Già, ci dà sempre un bel po' di preoccupazione. Accidenti a lui. Nelly, ma lassù sulla torre... Di cosa avete poi parlato? Ci hai visto? No, lascia perdere, scusa. Ok ragazzi, alleniamoci tutti insieme adesso. La Kirkwood non avrà scampo. Sì! Meno male, Mark. Adesso non sei più da solo, sono davvero contenta. Ma allora perché mi sento così triste, Mark? Bene, domani c'è la semifinale contro la Kirkwood. Diamoci da fare anche oggi. Sì! E anche tu vieni ad allenarti con noi, vero Axel? Sì. Ah, aspetta, Mark! Puoi passare dalla sede del club dopo gli allenamenti? Vorrei che mi aiutassi per domani. Ok, va bene. Grazie. Allora, forza con l'allenamento! Versi dopo l'allenamento. No, a dire il vero dovrei andare prima un attimo all'ospedale, perché c'è una persona con cui dovrei parlare. Può essere che si possa reclutare proprio prima della partita proprio? Ok, vediamo un po'. Gli allenamenti vanno alla grande. Ora neanche il triangolo tra i tre fratelli Murdock può farci paura. Oh, quanta sicurezza! A caso compare. Marvin! Cosa sei venuto a fare? Tranquillo, tranquillo. Oggi non sono qui per stuzzicarvi. Però, Axel, c'è qualcosa che voglio dirti prima che inizi la partita. Axel, da quando hai abbandonato il calcio, noi ci siamo allenati con tutte le nostre forze. E alla fine abbiamo messo a punto il triangolo Z per trionfare nel torneo nazionale. Adesso, nemmeno tu sei in grado di batterci. Ti faremo vedere che la Kirkwood non ha bisogno di te, perché ci siamo già noi, i tre fratelli Murdock. Marvin. Ci vediamo alla partita allora, e mi raccomando, non scappare stavolta. Certo che no. Beh, stavolta non ha motivo. Alla fine il gran giorno è arrivato, state a vedere, fratelli Murdock! Stavolta riuscirò a parare il vostro tiro! Allora, siete tutti pronti? Non vedo Jude. Capisco, ottimo lavoro. Jude, quello era della Royal Academy? Cosa voleva?
Eh? Presto lo scoprirete. Mark, è ora di partire. Andiamo alla stazione? Allora, mo dovrei essere in grado di reclutare, appunto, Eric Eagle. Ecco, infatti. Dottore, quanto tempo! Salve, ragazzo. Bobby? Sì, lo conosco, il direttore che seguiva la nostra squadra quando io seguivavamo in America. Dottore, quando è tornato in Giappone? Quel nome sulla cartella. Eric Eagle. Eric? Eric era quando io e Silvia eravamo in America. Lui era nella mia stessa squadra. Era un centrocampista formidabile, tanto da essere chiamato il mago del pallone. Ti assomigliava un po', sai? Aveva la tua stessa fortissima passione per il calcio. Però, un giorno... Sul serio, Eric ha avuto un incidente. Ma adesso sta bene, vero? Ragazzi, mi dispiace, Eric è... No! Silvia, non piangere, Silvia! Non ci posso credere. Dottore, perché ha la cartella medica di Eric? Basta così, dottore. Ma tu sei... Eric! È passato tanto tempo, Bobby? Eric, ma allora sei vivo? Com'è possibile? Ho chiesto io al dottore di dirvi che ero morto. Dottore, mi dica la verità. Non potrò più giocare a calcio, non è così? Ma che cosa dici? Non devi disperare. Me lo sento, le mie gambe non saranno più come prima. Infermiera, siamo amici di Eric Eagle, come sta? Ti salverà, non è vero? Sta bene, vero? Calmatevi, il dottore lo sta visitando. Silvia, Bobby! Dottore, la prego. Gli dica che sono morto. Non voglio che mi vedano in queste condizioni. Ma... La prego, dottore! Capisco. Dottore. Sul serio, Eric ha avuto un incidente? Ma adesso sta bene, vero? Ragazzi, mi dispiace. Eric... No! Silvia, non piangere, Silvia. Silvia, Bobby, perdonatemi. Ora capisco. Ma non sono riuscito a stare lontano dal calcio. Una volta tornato in Giappone mi sono impegnato tutti i giorni della riabilitazione. E finalmente oggi posso uscire dall'ospedale. Ma allora? Proprio così. Eric Eagle, il mago del pallone, è tornato in perfetta forma. Eric! Mark, ti prego, prendi Eric in squadra con noi. Giocare di nuovo insieme sarebbe come un sogno per me. Certo, sarebbe fantastico. E sono Mark, capitano della squadra. Da oggi in poi giocheremo insieme. Conto su di te, capitano. Yeah! Livello 40. È una belva. Pare che Nelly abbia fatto. Vediamo un po' se c'è quello che cerco io, però. Può anche essere che non ci sia nella prima lista. Vediamo. Vediamo. No. Cerca ancora senza modificare. Ad ogni modo, Cugge, questo episodio termina qui. Me lo cerco per conto mio, Sanford. Nel prossimo affronteremo la Kirkwood e cercheremo di contrastare il loro triangolo Z e ovviamente vincere la partita.
Io come sempre vi ringrazio, in descrizione trovate il link per Twitter, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye.